Qualche anno fa, era il 2005, ho messo in scena Vita breve di Esilios a teatro. L'ho ripreso, l'ho montato ed è diventato questo video, Vita breve di Esilios. Vorrei farvi osservare qual è stata la logica della ripresa, perché questo getta luce sul mio modo di fare cinema e più in generale sul modo di fare cinema. Solitamente la ripresa di un'opera a teatro o anche la ripresa sul set di un film è realizzata attraverso più punti di vista. Diverse cineprese o telecamere o videocamere da diversi punti di vista riprendono la scena e poi nel montaggio questi punti di vista diversi si alternano e viene fuori l'opera, che può essere la registrazione di un'opera a teatro, un film, un documentario, eccetera. Ma cosa implica l'uso di diversi punti di vista nella ripresa televisivo-cinematografica? Significa un'arte audiovisiva religiosa, un'arte che presuppone e conferma l'esistenza di Dio. Perché solo Dio può vedere da diversi punti di vista. Si dice che la prospettiva è nata nel Rinascimento, ma non è esatto. Nel Rinascimento è nata la prospettiva umana, è nato l'individuo autonomo, così come lo conosciamo. Prima del Rinascimento, prima di Brunelleschi e Masaccio, nella rappresentazione di una scena c'erano diverse prospettive, appunto perché in un mondo dominato dall'idea di divinità, essendo la divinità ubiqua, in cielo, in terra e in ogni luogo, la scena era ripresa da diversi punti di vista. Ma questo cosa implica? Implica che la maggior parte del cinema che si è fatto e si fa è dominato dall'idea di divinità. Anche il cinema più libero, più artistico, L'ali di biciclette, chi riprende? Padre e figlio che camminano da diversi punti di vista? Psycho. Vediamo una scena, Norman Bay cammina e noi lo osserviamo camminare in panoramica. E poi di seguito è montata una scena in cui vediamo ciò che lui vede come lo vede. Due diversi punti di vista. Alternanza dei punti di vista, idea implicita della divinità. Io ho cercato nella vita di costruire un cinema ateo, una televisione atea, una forma d'arte nella quale sia l'individuo, il singolo, a costruire un punto di vista superiore, evidentemente, al punto di vista del signor Rossi e di Pinco Palla, ma un punto di vista umano. L'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono, di quelle che non sono, in quanto non sono. Questo voleva dire Protagora. L'uomo, non Dio. Torniamo alla logica di ripresa, di
della messa in scena Vita breve di Astinios. Mi sono messo al posto di uno spettatore, sempre quello, per tutte e sei le sere delle sei rappresentazioni, e ho ripreso sempre da quel punto di vista l'azione. Poi nel montaggio ho alternato campi più larghi, campi più stretti, a secondo della drammaturgia, a secondo, ma sempre dal punto di vista dello stesso spettatore, uno spettatore, perché credo che questo metta lo spettatore del video Vita breve di Astinios nella condizione di un individuo autonomo, singolo, che vede dal suo punto di vista e valuta, apprezza, giudica. Ecco come dalla logica della ripresa si ricava la concezione artistica di un autore. In questo caso, un autore ateo, senza Dio, ma che non sente questo come una mancanza. No. Semmai sento la mancanza di Astinios, ma questa è un'altra storia.